Siamo con Giuseppe Di Rosa, al via il protagonismo civico. Iniziato da sabato, abbiamo visto già i primi risultati con la fontana del campo sportivo. Oggi siamo qui al lungomare San Leone con le palme tagliate. Come mai questa iniziativa Di Rosa così attivo? Ma intanto l'iniziativa civica del campo sportivo l'avete vista tutti, ci sono moltissimi video su Facebook e grazie a voi emittenti locali date sempre le notizie. Quella è stata un'iniziativa voluta dal movimento, abbiamo ristrutturato la fontana, domani dovremmo completarla e rimettere i pesci. Abbiamo potato le palme, abbiamo sistemato un po' tutto. Il sindaco purtroppo ci ha fermati, anche se l'ha fatto all'ultimo momento, in data 31 alle ore 14 inviano una mail, non una PEC ma una mail, dovremmo anche controllare se è stata realmente inviata a quell'ora, e ci bloccano il cestello. Non abbiamo potuto concludere i lavori, i cittadini arrabbiatissimi, ci sono oltretutto degli interventi dei cittadini e aspetteremo adesso che sia il comune a completare i lavori. E ho lanciato l'iniziativa Verità, perché? Perché ho visto delle cose assurde a partire da San Leone. Non ero intervenuto perché lodevolissima l'iniziativa della potatura delle palme, lodevolissimo ciò che si sta facendo su San Leone, anzi sono uno di quelli che aveva proposto di togliere i paninari da lì, fare un'area food, cioè nel mio programma di 5 anni fa, di 4 anni fa c'era tutto questo citato. Io vorrei però dire una cosa, il protagonismo civico deve avere una faccia, la ditta che sta effettuando i lavori ad opera d'arte, li ho seguiti da stamattina, la ditta Zambuto, chi la paga? Voglio sapere chi paga la ditta Zambuto, e non deve essere Zambuto a dirmelo, è il comune a dover dire con una ordinanza, con una disposizione sindacale, la ditta Y sta sponsorizzando i lavori di... con Euro X e ha fatto protagonismo civico, altrimenti può passare il messaggio che sia una simil tangente, cioè la ditta che ti paga la campagna elettorale, perché tu sei in campagna elettorale, non possiamo negarlo. La campagna elettorale, perché parte sempre la nostra ritrovo della riproposta della verità, abbiamo detto, e siamo noi la verità perché mandiamo in onda le dirette, cioè cosa significa? Ieri siamo stati a Fontanelle, a 10 metri dallo slargo dove nasce il parco giochi, adesso ci ritornerò, nasce il parco giochi, c'è il deserto, c'è tantissima erba che sembriamo quasi nella foresta amazzonica, però nessuno dice nulla, c'è un centro sociale completamente distrutto, noi lo avevamo fatto ripristinare, avevamo messo i vetri nuovi, lo hanno distrutto ancora una volta, ma perché non assegnarlo alla chiesa? Altri obiettivi? Altri obiettivi, da ora, questa mattina faremo tutto San Leone, poi ci sposteremo su Villaggio Mosè, su Villa Seta, su Monserrato, su Giardina Gallotti, ci sposteremo in tutte le frazioni di Agrigento e nel centro cittadino per far vedere che lo spazzamento esiste solo in quattro vie e via dicendo. Ritorno e chiudo, prima su San Leone. È già venuto l'ufficio fitofarmaco dell'ASP a fare il controllo su mia denuncia, perché il sindaco si è autodenunciato asserendo che le palme che hanno diciamo, troncato erano affette da punterolo rosso. Le palme affette da punterolo rosso vanno trattate con gli uffici ASP presenti, vanno portate in una discarica idonea, non vanno trattate come lui fa vedere in quel video.